Bentornato Gutler, bentornata. Proseguiamo nella descrizione della posta elettronica. Dopo aver compreso per sommi capi cos'è la posta elettronica, andiamo a vedere perché utilizzarla. Potrai chiederti, ma è possibile farne a meno? La risposta banale è ni. È proprio così, non è che ho sbagliato a scrivere. La maggior tendenza è che non puoi farne a meno. Ne siamo talmente dentro che spesso e in maniera sempre più penetrante sarà possibile accedere ad un servizio solo ed esclusivamente possedendo un indirizzo di posta elettronica. Leggi da questa lista con un semplice, per modo di dire, indirizzo email cosa è possibile fare. Dalle cose relativamente semplici come sottoscriverti a una newsletter di un sito oppure iscriverti a un forum, passando poi per gestire totalmente un conto corrente, quindi effettuare pagamenti ed inviare del denaro, gestire un account di compravendite tipo la piattaforma di aste eBay, gestire un conto virtuale o una prepagata, accedere a servizi di pubblica utilità tipo quello dell'INPS, delle poste, accedere, prenotare e gestire prestazioni mediche e risultati di analisi, quindi poter scaricare anche le analisi senza recarsi presso la struttura, oppure creare o gestire un sito, un blog, o creare o gestire spazi web che puoi utilizzare per memorizzare i tuoi file, oppure ancora iscriverti ai vari social network, inviare o ricevere fax dal tuo computer, accedere ai servizi di giochi online, pagare utenze o le tasse, richiedere o ricevere preventivi, acquistare assicurazioni sulla vita, sulla casa, sui veicoli, motoveicoli, eccetera, gestire anche dei negozi online per la vendita di prodotti o servizi e molto, molto altro ancora. Ma come vengono consultate o inviate le mail? Lo puoi fare in due modi: o tramite il sito del provider, quindi colui che ti fornisce il servizio di posta elettronica, oppure tramite un programma, un client di posta elettronica che installerai all'interno del tuo sistema operativo, nel tuo computer. La cosa più semplice, anche se non la più rapida, è quella di accedere al sito del fornitore di servizi, accreditarsi con i propri dati di accesso, quindi password e ID utente, che verosimilmente è la tua email, e una volta all'interno della tua pagina del profilo, cliccare sulla posta in arrivo, quindi sul pulsante relativo alla posta in arrivo, e tutte le mail che avrai ricevute ti saranno elencate una dietro l'altra. Potrai leggerle con comodità, senza limiti di tempo, e decidere in seguito o anche istantaneamente se cancellarle oppure lasciarle lì, o ancor meglio archiviarle suddividendole per categorie. Quindi potrai crearti delle cartelle specifiche per categoria, per natura della tipologia di email, e conservarle per una più rapida lettura in seguito. Se ti necessita, potrai anche, una volta ricevuta l'email, rispondere a uno o più utenti cliccando sul pulsante rispondi, o in inglese reply. Potrai scrivere il testo nella zona centrale ed inviare il messaggio. Prima di inviare, potrai decidere se richiedere una notifica di consegna oppure di lettura, o entrambi. Troverai infatti un pulsante o delle caselle nelle quali dovrai apportare un segno di spunta per ottenere queste notifiche. Cosa sono? In pratica, il destinatario riceverà la tua richiesta di notifica quando è raggiunto dal tuo messaggio. Potrà decidere o meno di risponderti positivamente o alla ricezione o anche alla sua lettura, in modo tale che tu avrai coscienza che sarà avvenuta la ricezione o la lettura del tuo messaggio. Ricorda una cosa: il destinatario potrebbe anche rifiutare questa notifica e quindi tu non avrai certezza dell'avvenuta consegna e lettura. Per scrivere invece un messaggio ex novo,
dovrai individuare un pulsante del tipo crea messaggio o nuovo messaggio o scrivi messaggio o qualcosa del genere. Cliccaci sopra e nella finestra che si presenterà troverai un campo destinatario. Al suo interno dovrai digitare l'indirizzo del destinatario, poi troverai un campo oggetto nel quale dovrai scrivere poche lettere, poche parole che descrivono più o meno il tema del messaggio, tipo saluti, informazioni, invio documenti, eccetera, anche se questo campo lo puoi lasciare vuoto. A questo punto scrivi il testo nella zona centrale e clicca sul pulsante invia. Nel caso in cui l'indirizzo email o venga digitato in maniera errata, oppure l'indirizzo email non fosse valido, non esistesse, dopo l'invio dell'email riceverai dal server, quindi dal provider, un messaggio di notifica che non è stato possibile recapitare il messaggio. Controlla eventuali errori di scrittura ed eventualmente assicurati dell'esistenza o della validità dell'indirizzo email. Ma se bisogna inviare un'email, la stessa email, a molti destinatari? Beh, esistono altri campi nella zona di scrittura che sono etichettati con le sigle CC, Carbon Copy per conoscenza, ed anche le sigle CCN o BCC che corrispondono a una presa di conoscenza ma nascosta. Cosa significa? In questi campi, ma anche all'interno del campo dei destinatari, quindi del primo destinatario, potrai scrivere tutti gli indirizzi email che vuoi, in modo da inviare lo stesso messaggio a n destinatari. La differenza tra i campi CC e i campi CCN sta nel fatto che il campo CC prevede che i destinatari alla ricezione del messaggio potranno visionare tutti gli indirizzi email degli altri destinatari, mentre il campo CCN, pur facendo ricevere a tutti la stessa email, lo stesso messaggio, ognuno non potrà conoscere l'indirizzo email dei rispettivi destinatari. La prassi che purtroppo normalmente la maggior parte degli utenti utilizza è inviare a più destinatari lo stesso messaggio, ma trascrivere tutti gli indirizzi email nel campo CC, oppure in egual modo all'interno del campo principale dove è inserito il primo indirizzo email. E questo è dannatamente errato per un discorso legato alla tutela della privacy, ma soprattutto in termini di sicurezza. Spieghiamo con un esempio. Immagina una catena di Sant'Antonio, come quelle che sicuramente in questi anni avrai ricevuto, nella quale si citano eventi più o meno drammatici o comunicazioni che tu hai voglia di condividere con la tua cerca di conoscenze. Anche messaggi, foto, video o presentazioni simpatiche. Cosa accade? Immagina che ricevi una email che presenta un numero sufficientemente ampio di indirizzi email. Anche se sei il primo destinatario, accadrà quanto andrò a spiegarti. Qual è la tua forma mentale nel momento in cui ricevi una email, un messaggio che vuoi condividere? Potrai pensare, anche se magari puoi essere un po' diffidente, la spedisco, tanto male non può fare. E se poi questa notizia particolare possa essere vera, allora la spedisci, la condividi. Quindi inoltrerai questo messaggio, che potrebbe anche, come detto, già presentare un certo numero di indirizzi email, aggiungendo magari una lista anche più corposa dei tuoi indirizzi email, quindi della tua cerchia, della tua rubrica. Ogni persona che riceverà questa tua email, nella quale, sottolineo, avrai scritto nel campo CC tutta la tua rubrica o anche un certo numero di indirizzi email, dicevo, ogni persona che riceve questa email avrà conoscenza degli indirizzi email tuoi che hai ben trascritto nella zona CC, ma troverà nel testo anche gli indirizzi email delle email che hai ricevuto tu in prima persona. Immagina ancora che ognuno dei tuoi destinatari
esegui la tua stessa azione perché applica la tua stessa forma mentale e quindi replica tale azione inoltrando a sua volta tale messaggio aggiungendo la propria rubrica. In termini di pochi invii si produrrebbe un'onda d'urto di indirizzi email inimmaginabile. Una lista talmente corposa che se fosse materiale cartaceo, un postino nell'arco della sua vita probabilmente non riuscirebbe a recapitare così tanta posta. Dirai, vabbè, mica è carta, sono solo bit. Solo bit, direi. Allora, prova per un attimo a pensar male, in modo negativo. All'interno di questa email è presente una sequenza cronologica delle ritrasmissioni dei vari messaggi e quindi è enormemente guarnito di indirizzi email. Ora, se questo messaggio così ben guarnito di indirizzi torna al primo mittente, il quale magari per aumentare questa possibilità, supponendo che abbia progetti loschi, ha inserito anche un suo indirizzo email tra i primi destinatari, quindi per aumentare la possibilità che gli torni questa email, oppure se la stessa email possa essere intercettata da un malintenzionato, avendo un così grande numero di indirizzi email, parole che dall'inglese preleviamo come mailing list, potrà anche avviare un'attività losca che possa mirare a carpire i dati sensibili dei detentori dell'indirizzo email, la famosa attività di phishing. In pratica potrebbe sferrare un attacco mirato ai conti correnti bancari, postali o prepagate, PayPal, carte di credito e via dicendo, di tutti i potenziali destinatari. Non sto parlando naturalmente di persone per bene che possano attuare questa pratica, ma qui si gioca sull'ingenuità a volte delle persone perché non sono conoscitrici dei risvolti tecnologici che possono fornire determinati strumenti. Chissà, domina nel bene e nel male. Il sapere è potere, quindi ti potresti anche considerare come complice inconsapevole di tale illecito? Pensaci. Allora, Goodler, eccoci nella pagina di accesso alla posta elettronica di Google Gmail. In questa sezione dovremo digitare il nostro indirizzo email, che in questo caso è quello che già verosimilmente conosci del sito info@thegoodly.com. Nella zona password dovrai digitare la password che avrai registrato per l'accesso. A questo punto potrai premere il pulsante accedi, ma prima di premere il pulsante decidi se togliere o lasciare il segno di spunta su resta connesso, cosa che naturalmente è meglio non effettuare. Quindi cliccando su accedi andremo a visionare e gestire le nostre email. In questa sezione, nella zona centrale, troveremo tutte le email che avremo ricevuto nell'arco delle settimane, dei mesi. In questo caso specifico di Google è possibile selezionare le email che abbiamo ricevuto e farne un'operazione ben definita che può essere l'eliminazione e quindi l'invio nel cestino, la segnalazione come spam se eventualmente il mittente di questa o queste mail è etichettabile come spam, oppure archiviarle in uno specifico modo. Altri pulsanti sono presenti in questo provider che potranno anche essere diversi a seconda del fornitore che utilizzerai. Nella zona di destra ci sono dei pulsanti che ti permetteranno di passare a pagine successive quando eventualmente diventeranno molto corpose. Ricorda sempre che anche se lo spazio è molto ampio è bene comunque eliminare quelle che verosimilmente non ti occorrono più. Ancora di più sulla destra trovi un pulsante delle impostazioni che ti permetterà in questo caso specifico di gestire la visualizzazione delle email per una migliore lettura eventualmente, altri pulsanti che potrai di volta in volta individuare e comprendere. Nella zona di sinistra invece trovi il pulsante della posta in arrivo, altri pulsanti come il clic sulla stella ti permetterà di
selezionare questo o queste mail come speciale oppure il pulsante accanto come importante, in corrispondenza di queste selezioni potrai filtrare in seguito la visualizzazione o delle sole email ricevute ed etichettate come speciali oppure come importanti. Il pulsante posta inviata naturalmente visionerà la posta che avrai inviato nel corso del tuo utilizzo. Nel pulsante bozze troverai visualizzati eventuali messaggi che non saranno completi o saranno in attesa dell'invio. Poi ci sono altri pulsanti che, come detto in precedenza, potrai visionare in seguito. In particolar modo ti vorrei far notare il pulsante spam o posta indesiderata, nella quale verosimilmente potrai ricevere la posta che il provider, in questo caso Google, etichetta come spam. E come puoi ben notare, in questo caso c'è presente un potenziale phishing da parte di un individuo che tenta di carpire eventuali informazioni. Dovrai semplicemente eliminarla e non badarci molto. Il pulsante cestino evidenzia ovviamente tutte le mail che hai cancellato, che hai rimosso e che potrai comunque in seguito ripristinare. A questo punto andiamo a scrivere ed inviare un'email. Clicca sul pulsante scrivi. Nel campo A dovrai digitare l'indirizzo email del destinatario, che nel nostro caso per una simulazione scriviamo proprio quella del sito, quindi info@degudri.com. Nella zona oggetto puoi scrivere saluti, invio documenti o qualche altra parola che tu meglio credi. Nella zona centrale potrai scrivere il messaggio, che in questo caso è un messaggio di prova. Sfruttando questi pulsanti potrai dare una visione diversa o migliore a tuo piacere del messaggio che invierai, quindi aggiungere icone oppure creare dei collegamenti ipertestuali per una determinata parola. Ad esempio possiamo scrivere il collegamento ipertestuale al sito degudri.com alla parola prova, quindi il destinatario, cliccando su questa parola, verrà ritrasmesso direttamente alla pagina web del sito degudri.com. Dicevo, tramite questi pulsanti puoi migliorare la scrittura e quindi anche la visione al destinatario. Se necessita l'invio di questo messaggio a più destinatari, clicca sul pulsante aggiungi CC e digita al suo interno un numero anche ampio di indirizzi email, ricordando però che in questo caso, come tra l'altro in questo, potrai aggiungere anche qui un numero imprecisato di indirizzi email. Dicevo, in questi due campi ogni destinatario avrà in visione anche gli indirizzi email di tutti gli altri destinatari. Allora, in questo caso, se devi inibire la visione, clicca pure su aggiungi CCN ed inserisci quanti indirizzi email vuoi in questo campo, così che ogni destinatario non potrà visionare gli altri indirizzi email ai quali tu avrai inviato questo messaggio. Al termine, dopo un'eventuale lettura, se tutto è stato scritto correttamente, sarà sufficiente cliccare su invia per inviare questo messaggio. Come puoi ben vedere, il messaggio è stato inviato correttamente. Potremmo cliccare qua su visualizza messaggio oppure sul pulsante posta in arrivo e troveremo in visione proprio il messaggio che ci siamo auto inviati. Vediamo se il collegamento ipertestuale funziona. Cliccando sul pulsante prova vedremo proprio la pagina di presentazione, la home page del sito degudri.com. Come puoi ben vedere, potrai decidere di rispondere al mittente, in questo caso info@degudri.com, oppure inoltrare ex novo questo messaggio, nel quale sarà, come ben definito, l'indirizzo email del primo destinatario. Quindi se tu invierai questa email a un numero indefinito di destinatari, essi vedranno non solo il tuo indirizzo email ma anche il primo mittente del messaggio. Quando hai terminato,
Per uscire dal tuo account sarà sufficiente cliccare su questo pulsante e cliccare ulteriormente sul pulsante Esci. La prossima lezione termineremo la conoscenza delle email. Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima!